Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia, più esattamente a Sibu, una località del Borneo molto interessante, e facciamo adesso un giro all'interno di un centro commerciale, vediamo un po' cosa c'è di interessante. Ecco, partiamo subito con questa inquadratura. Qui abbiamo dei Kalyan, poi abbiamo dei souvenir a forma di pistola, di armi, così, le classiche cinesate, e il giro va avanti perché subito dopo abbiamo qualche cosa di veramente interessante. Qui abbiamo una sartoria artigianale, guardate, hanno delle camicie meravigliose, strepitoso questo negozio, veramente. Oltre a vedere, qui abbiamo il sarto che sta lavorando, abbiamo delle camicie fantastiche, costano circa 40 euro l'una, non costano tanto, però visto i prezzi del posto, comparato ai prezzi del posto, sono tante 40 euro. Ecco il reparto calzature, qui si parla di un paio di scarpe costano circa 10 euro, ecco, i prezzi sono questi. Andiamo avanti, reparto giocattoli, poi abbiamo i negozi di vestiario all'europea, qui c'è dentro un po' di tutto. Ecco, a me questi qua non piacciono più di tanto perché, essendo all'europea, trovi solamente roba che in effetti potresti trovare anche in Italia o in qualsiasi altra città d'Europa. Ecco, qui il negozio continua, ecco, vedete, molto grande, poi c'è dentro una scala mobile, sale. Ecco, qui abbiamo altro abbigliamento. Il famosissimo reparto t-shirt, ecco, qui abbiamo t-shirt veramente di tutti i tipi. Ecco, costano pochissimo, circa all'incirca 5-6 euro. Qui il reparto film DVD, ecco, un euro l'uno, 3, 2 euro e mezzo. Abbiamo, beh, i soliti, ecco, queste cose qui vanno tantissimo di moda, gli accessori per i telefonini, quella roba. Adesso vi faccio un po' vedere come si sviluppa il centro commerciale. Come vedete, su più piani abbiamo sotto anche il reparto alimentare, abbiamo diverse cose, e è sviluppato, è abbastanza grande, non è enorme, però diciamo abbastanza grande. Ecco, qui dentro si trovano anche posti dove si può mangiare, cucina tipica loro, si mangia bene. Ecco, abbiamo la classica parruccheria, riparto scarpe, donne, uomo. E queste cose qui non è che voi interessino più di tanto, perché sono cose che trovate anche voi in Italia, reparto borse. Ecco, qui invece abbiamo un negozio che è un po' più, si riferisce un po' più degli altri perché è più alla moda, più le cose più caratteristiche, non sono cose autoctone, però hanno dei prodotti molto belli. Per esempio, guardate questi zainetti, lo zainetto zebrato, no, non zebrato, a macchia di leopardo con la bocca dello squalo. Magliette, cappellini con le borche, vediamo se riesco a vedere meglio. Poi dentro continua, uno che è interessato a queste cose viene qui. Ecco, su queste cose qui si risparmia, non venite qui portandovi dietro la valigia al borsone perché non ne vale la pena, trovate tutto, sia
roba secondo la moda locale molto bella, come anche trovate anche del vestiario all'europea, non portate niente, qui costa pochissimo, costa tutto pochissimo. E c'è anche all'interno qua un negozio di vestiti musulmani, però non lo trovo adesso, si vede che è su un altro piano. Ecco, il giro continua. Ecco, no, andiamo sopra, perché magari era sopra il negozio con il vestiario alla musulmana locale. Saliamo. Ecco, la scala mobile questa qua è in manutenzione, è ferma. Saliamo camminando. Non guardiamo sotto, se no ci vengono le vertigini. Ecco, abbiamo un altro negozio di abbigliamento interessante. Qualcuno potrebbe piacere questa roba qui, ragazzini. Cartolibreria. Tanto facciamo un girettino. So che a voi piace andare a visitare, a frugare questi posti qua, anche se non sono del tutto etnici, sono molto occidentalizzati, però intanto un girettino io ve lo faccio vedere, facciamo assieme con voi questo giretto, vi porto un po' a spasso con me. Qui reparto cartoline molto belle. Mi sa che il negozio che volevo farvi vedere rimane all'ultimo piano, ecco, intimo, rimane all'ultimo piano. Andiamo, saliamo, torniamo alla scala mobile. Ecco, ancora in manutenzione. Se oggi stanno facendo dei lavori di manutenzione, sono quasi tutte spente. Oh, mi sa che il negozio che volevo farvi vedere non lo trovo mica. Comunque giriamo, guardiamo un po'. Ecco, questo è un po' la moda loro, quei fiocchettoni da mettere in testa. Se volete mettere in testa un fiocchettone. Sono molto fantasiosi nel curare le vetrine. Giro va avanti. Ecco, qui abbiamo le cinesate. Ecco, negozi di cinesate, qui ce n'è un giro tantissimo. Ecco qua, reparto casa. Se si trovano anche oggettistiche fatte bene, anche cose molto interessanti, senza spendere grandi cifre. Guardate qua che bellissimo letto, una bella composizione cromatica. Ecco, reparto beauty case per le donne, per farsi belle. Non lo so. Io credo che se una donna non è bella, questo posto qui aiuti ben poco, però se è l'illusione volere essere appariscenti. Tanti uomini piacciono le donne appariscenti anziché quelle belle, per cui tante credono di farsi belle trasformandosi in appariscenti, in realtà. Se una non è bella c'è ben poco da fare. Ecco, qui vabbè, altro reparto immenso, oggettistica. Ecco, reparto cosmetica. Adesso non mi soffermo più tanto perché non saprei cosa raccontarvi. Non sono articoli che mi riguardano in modo particolare. Reparto... Qui sono aggeggi, accessori, roba per chi fa elettronica, elettrotecnica. A questo punto abbiamo trovato una scala mobile che funziona e scendiamo.
ti faccio un po' vedere. Com'è il posto? Ecco, siamo arrivati al reparto che volevo farvi vedere io, ovvero quello dei vestiti alla musulmana. Ecco qua, guardate, abbiamo questi bellissimi abiti. Ecco, nonostante questo sia un posto prevalentemente Sibu, una città di cultura cinese, per esempio trovi le scritte in strada in cinese, le insegne in cinese, anche delle targhe commemorative scritte